300 milioni, insomma, con la caduta dei consumi che negli ultimi anni si è determinata, ci aspettavamo qualcosa di più. E però c'è un dato di positività, che quantomeno sono incentivi a prodotti utili per le famiglie che risparmiano energia e quindi fanno bene all'ambiente. Quali sono i settori interessati? Che cosa possiamo comprare con questi incentivi? Ci sono tanti, forse troppi settori interessati, però diciamo i più importanti per le famiglie. Sono i motorini a due ruote, sono le cucine componibili con elettrodomestici ad incasso, risparmio energetico, mi raccomando. Rigorosamente di classe A. Rigorosamente di classe A, bravo Marco. E poi anche elettrodomestici particolari come lavastoviglie, come piani cottura, forni e anche, questo sì è molto importante, purtroppo ancora poco preso, poco utilizzato, la banda larga per i giovani. Che cos'è? Spiegaci. La banda larga per i giovani, in parole poverissime, è poter collegarsi ad internet e lavorare in internet con molta maggiore velocità. Serve per navigare più velocemente in internet. Esattamente, per lavorare anche. Ed è destinato a una fascia di giovani dai 18 ai 30 anni. Mi raccomando, attenti a non sbagliare le regole, altrimenti non si hanno gli incentivi. Senti, a proposito, come si fa allora ad ottenere questi incentivi? Allora, bisogna andare da chi vende, naturalmente, dal commerciante, ed è in carico a lui la responsabilità dell'ottenimento dell'incentivo. Questo bisogna dirlo con chiarezza. Bisogna andare con un documento di identità, con il codice fiscale, perché questo serve per l'operazione, e poi il commerciante fa tutta la pratica per ottenere questo incentivo. Questa è, diciamo così, l'istruzione per l'uso, anche se abbiamo notato che ci sono molte, molte difficoltà. Tipo? Tipo, ad esempio, ci sono dei numeri dedicati, telefonici per vedere come istruire la pratica ed avere l'incentivo? Beh, a volte, sono occupati per ore, molti commercianti disperati che non riescono a collegarsi. Oppure il responso te lo danno dopo un determinato tempo. Oppure ancora, queste l'abbiamo ricevuto, delle telefonate dei commercianti che ci dicono: ma come, il sabato e la domenica non rispondono perché non si lavora a questi numeri, che sono proprio i giorni poi in cui si fanno le compere. Sì, effettivamente viviamo nella società dei call center e delle volte ci arrabbiamo tantissimo e perdiamo tantissimo tempo aspettando musichette, esatto, o sentendo operatori che non arrivano mai. Troppo tempo, e poi Marco tu sai che dietro c'è una tariffa e quando queste cose vengono prolungate, sono prolungate per carpire un po' di soldini ai cittadini. Spesso sono fatte ad arte. Senti, fino a quando è possibile usufruire questi fondi? Allora, diciamo subito che c'è una data, alla fine dell'anno, entro la fine dell'anno, però attenti, perché questi incentivi terminano quando l'investimento in incentivo è terminato, come nel caso che abbiamo parlato prima dei motorini. State attenti, i motorini non ci sono più incentivi perché sono stati già devoluti completamente i fondi immessi nel circuito. Secondo Federconsumatori è una buona opportunità per rilanciare l'economia italiana questa? Diciamo che se fosse stata fatta in maniera un po' diversa, un po' più massiccia e con, diciamo così, una maggiore caratterizzazione dell'incentivo, beh, sarebbe stata una buona opportunità. È una cifra insufficiente, è come una bottiglia d'acqua in un deserto infuocato, e però quantomeno la positività è il risparmio energetico. Su questo diamo un giudizio. Quindi qualche riflesso sull'ambiente positivo potremmo averlo. Io ringrazio moltissimo Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, per essere stato qua con noi questa sera. Ringrazio anche i ragazzi delle classi seconda, quarta B dell'Istituto Professionale dei Servizi Commerciali, Turistici e Sociali Nazareno Strampelli di Rieti, che sono rimasti qua con noi. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro buona serata. Noi ci vediamo domani. Arrivederci, buonasera a tutti.